Una delle prime domande che mi facevo quando iniziai a studiare questo mondo, entrai nell'ambito del bodybuilding, era: com'è possibile che queste proteine in generale diventino questo? Qual è il processo esattamente? Più ne mangio, più divento grosso? Ecco, nel video di oggi faremo un viaggio. Vedremo tutto il processo di assorbimento delle proteine, da quando le mettiamo nella bocca a quando entrano nel torrente ematico e diventano muscolo. E nel farlo riusciremo a rispondere a tre domande fondamentali che tutti quanti ci stiamo facendo. La prima, la tipologia di proteina, fonti animali, fonti vegetali, legumi, carne, uova, pesce, conta? C'è una differenza? La seconda, c'è un momento specifico in cui conviene mangiare proteine? Conviene dividerle lungo tutta la giornata o possiamo anche inserirle in un solo pasto? E l'ultima, di quante proteine abbiamo bisogno? È vero che di più è meglio? Beh, lo vedremo in questo video. Prima di iniziare, ragazzi, potete supportare questo canale con una semplice iscrizione. Qua sotto un click. A voi non cambia molto, a noi invece dà un incentivo importantissimo per continuare con questi video. Quindi se vi interessano, se vi piacciono, supportateci iscrivendovi. Detto questo, torniamo al video. Iniziamo il nostro viaggio che potremo dividere in tre fasi importanti. Quello che succede nella bocca, nello stomaco e nell'intestino. In questo percorso abbiamo una serie di eventi meccanici e chimici che andranno a scomporre gli alimenti e le proteine nello specifico in delle molecole più piccole, quindi delle biomolecole o dei monomeri. E questo processo prende il nome di digestione, che è diverso dall'assorbimento. L'assorbimento infatti è l'emissione di queste piccole molecole all'interno del nostro organismo, nel flusso sanguigno. E se la digestione avviene lungo tutto questo tratto, quindi bocca, stomaco, intestino, mentre l'assorbimento tipicamente nell'intestino, abbiamo in realtà dei casi in cui l'assorbimento inizia proprio dalla bocca, come per esempio gli integratori sublinguali che si mettono sotto la lingua perché sono molecole che possono essere assorbite già qua. Ok, sto già divagando. Torniamo alle nostre proteine e iniziamo dalla bocca. Qua abbiamo due eventi principali che ci interessano. Il primo è la masticazione, quindi il triturare l'alimento, che possa essere carne, pesce, qualsiasi cosa, e questa masticazione ha un ruolo molto importante perché aumenta la superficie disponibile per l'azione enzimatica, quindi la superficie del cibo che può essere attaccata dagli enzimi e quindi facilita la digestione. Ecco, quante volte avete sentito devi masticare per almeno un minuto, devi fare, non so, 20 masticazioni, eccetera. In realtà è un consiglio molto importante, perché tanti di noi hanno problemi digestivi, pensano subito all'integratore, pensano subito alle fonti, ma quanti di noi masticano a lungo? Io personalmente sono una tragedia da questo punto di vista, cioè proprio stile Naruto, Goku, cioè questa sovraesposizione agli anime giapponesi mi ha portato a mangiare in maniera disumana. Per cui la prima cosa che dobbiamo curare è masticare, soprattutto quando si parla di proteine. Il secondo evento importante è la formazione del bolo, quindi grazie alla saliva si crea questo bolo alimentare che passerà in questo modo in maniera molto più agevolata nel nostro esofago. E anche qua, quante volte mangiando in fretta ci sono ritrovati con il bolo, con quel cibo che non ha ancora formato così nello stomaco qua, in mezzo, tac, piantato, che dice rimarrà qua per sempre. Ecco, in realtà la masticazione, quello che avviene nella bocca, da questo punto di vista è fondamentale. Poi attenzione, ci sono degli eventi chimici anche per via delle amilasi salivari o degli enzimi che avvengono nella bocca, ma non riguardano le proteine, riguardano soltanto i carboidrati, i lipidi, e sono eventi che vengono stoppati nello stomaco, perché nello stomaco succede una cosa molto interessante, che vediamo tra un attimo. Ok, ingoiamo il bolo e arriva nel nostro stomaco. Qua la cosa importante che succede è che c'è una produzione di acido cloridico che va a far crollare il pH, quindi crea un ambiente acido. E attenzione, non è un ambiente acido, acidino, no, è proprio acido, acido. Il pH scende infatti fino a 1.5-3.5, più basso per esempio della famosa Coca-Cola, no? Si dice non bere la Coca-Cola perché è acida, ti rovina, eccetera. No, l'ambiente gastrico è ancora più acido. Tutti noi hanno avuto esperienza del reflusso gastroesofageo, no? Quindi quando il materiale dello stomaco torna all'esofago. Ora, mentre lo stomaco è ben imbottito per supportare questo ambiente acido, l'esofago no. E quindi andiamo a danneggiare la mucosa dell'esofago e sentiamo questo famoso bruciore, proprio il fuoco totale. Questo ambiente acido è molto importante perché va a denaturare le proteine e espone i legami peptidici all'azione degli enzimi. Non solo, l'acido cloridico fa un'altra cosa molto importante, ossia porta alla conversione del pepsinogeno, che è un proenzima inattivo, nella famosa pepsina, che in questo caso è un enzima proteolitico attivo, che ha il ruolo di andare a scomporre e rompere questi legami peptidici per scomporre le proteine in oligopeptidi o anche amminoacidi in forma libera. Ma fermo un attimo,
Che cosa sono questi peptidi? Ok, facciamo la storia dall'inizio. Sappiamo che le proteine sono composte da amminoacidi che possiamo immaginare come delle piccole biglie. Un'unione di diversi amminoacidi forma un blocco che viene chiamato peptide. Ora, quando due blocchi si uniscono, stiamo parlando di un dipeptide, mentre se tre di questi blocchi si uniscono, si parla di tripeptide. Infine, catene di più peptidi vengono chiamate polipeptidi e infine vanno a comporre la nostra proteina. Questa distinzione sarà veramente importante tra un attimo. Ma torniamo al nostro viaggio, perché una volta che lo stomaco ha finito il suo lavoro, va a comporre quello che è il chimo, che passa finalmente nell'intestino. Ora, nell'intestino tenue c'è il grosso in realtà della digestione delle proteine, perché c'è un'azione degli enzimi pancreatici che va a finire quello che è stato iniziato, quindi continua a scomporre questi peptidi fino ad arrivare ad avere soltanto oligopeptidi, quindi D o tripeptidi, o amminoacidi in forma libera. Tra parentesi, in questo punto il nostro corpo non è più in grado di distinguere da dove arrivano questi amminoacidi. Infatti, se gli amminoacidi o i peptidi arrivano dalla carne piuttosto che dal latte, piuttosto che dal glutine, il nostro corpo non ne ha idea. E questa è una cosa importante da ricordare per tutte le persone che dicono che il glutine fa male a prescindere, che crea danno intestinale a prescindere. Ecco, dovremmo riflettere che una lisina che viene dal glutine piuttosto che dalla carne, piuttosto che da qualsiasi altra fonte, in questo caso è soltanto una lisina. Però su questo torneremo magari in un altro video, ed anzi, se ti interessa, scrivilo qua sotto nei commenti. Ora, una volta che abbiamo scomposto e abbiamo soltanto questi tripeptidi, amminoacidi in forma libera, finalmente avviene il processo di assorbimento, che è un processo che si differenzia tra peptidi e amminoacidi in forma libera. E qua è importante la distinzione. Infatti, gli amminoacidi in forma libera possono sfruttare dei meccanismi di assorbimento da parte degli enterociti di trasporto attivo secondario, mentre i peptidi possono sfruttare un trasportatore specifico, ossia, diciamo, un po' una scorciatoia, che è il PEPT1, ossia il Peptide Transporter 1. Questo ci porta al fatto che D e tripeptidi hanno una via preferenziale per l'assorbimento, e ci porta anche ad introdurre lo sponsor di questo video, che sono le Hydropure Choco Noir. E mi raccomando, il gusto Choco Noir è la parte più importante dello sponsor, perché è un gusto dannatamente buono. Le proteine idrolizzate, infatti, sono una forma di proteine che, a dispetto delle isolate e delle concentrate ancora di più, possono essere assorbite molto più velocemente, proprio perché contengono per gran parte D e tripeptidi. Quindi sono particolarmente indicate nel pre-workout, nel post-workout, o in generale per tutte le persone che hanno difficoltà a assorbire o digerire le proteine in polvere, o anche in fasi di off-season molto spinto, dove vogliamo avere un qualcosa che passa molto veloce, che viene assorbito con più facilità. E il problema delle idrolizzate sta nel fatto che di solito fanno schifo, perché essendo praticamente roba predigerita, perché di questo stiamo parlando, ecco, il gusto, il sapore non è il massimo. Ma le Choco Noir, ragazzi, pure a me, che sono sempre stato molto schizzinoso, è fantastico. L'ho provato quando abbiamo fatto quel trial di gusti di proteine tutti quanti insieme con Jans, Simo, Zagarella. È stata una bella esperienza, è stata soprattutto una bella scoperta. Quindi andate nel link qua sotto per sfruttare un'offerta sulle proteine, e potete inoltre utilizzare il codice RHINO15 per un ulteriore sconto, nonché per supportare questa pagina. Quindi uno di quei casi in cui si dice due piccioni con una fava o una proteina. Non faceva ridere, beh? No. Me l'ero preparata questa. Ok, arriviamo adesso invece alle domande a cui dobbiamo rispondere, che vi avevo promesso. E la prima è: la fonte proteica conta? Cioè, vale a dire, se queste proteine le prendo dal latte piuttosto che dalla carne, piuttosto dai cereali, dai legumi, insomma, è importante da dove vengono? Allora, come abbiamo visto, al corpo non gli importa sapere da dove provengono gli amminoacidi, ma semplicemente che gli amminoacidi arrivino. Quella che però è una distinzione che possiamo fare è quella tra proteine nobili e proteine non nobili. Le proteine nobili sono tutte quelle proteine che contengono tutti gli amminoacidi cosiddetti essenziali, ossia degli amminoacidi che noi non possiamo produrre nel nostro corpo, e quindi, per logica di cose, dobbiamo ottenere per via esogena, quindi inserire da fuori, mangiare. Le proteine nobili hanno quindi la possibilità di far avviare tutti i processi di sintesi proteica, perché se manca anche un solo amminoacido, la sintesi proteica non parte. Le proteine, non dico che sono inutili, ma quasi. Appunto, che è stato visto nei primi studi di nutrizione, della scienza della nutrizione, che se si mangiavano soltanto proteine con anche un solo amminoacido limitante, come ad esempio quelle del collagene, ecco,
si moriva, perché non potevano essere sfruttate. Ora, le proteine non nobili sono proprio delle proteine che hanno la mancanza di uno o più amminoacidi. Normalmente quello che possiamo dire è che le proteine nobili sono tutte le proteine che hanno un'origine animale, mentre le proteine non nobili sono quelle che hanno un'origine vegetale. Molte persone identificano la soia come un po' una via di mezzo, perché non ha un rapporto stechiometrico brillante, perché ha una minima carenza di amminoacidi, però è molto più vicina alle proteine nobili. Ma sta di fatto che possiamo fare questa distinzione. Perché è importante questa distinzione? Perché, come vedremo, l'importante è la quota totale di proteine, ma anche avere un certo apporto di sole proteine nobili. Ma a parte questo, la fonte non cambia granché, anzi, la varietà dovrebbe stare alla base, quindi cercare di variare fonte, a meno che non vogliamo ricercare una certa velocità di azione. E qua arriviamo alla seconda domanda, ossia il timing, il tempo, il momento in cui assimiliamo le proteine. Conta. Ora, questo punto è stato indagato in decenni e decenni di studi in letteratura, e quello che possiamo concludere è che vale la pena dividere la nostra quota proteica in diversi pasti nell'arco della giornata a distanza di circa 3-5 ore dagli stessi. Questo ci permetterà di sfruttare una massimizzazione della proteosintesi muscolare. E a tal proposito possiamo trovare proprio le raccomandazioni della position stand dell'ISSN, che suggeriscono degli apporti acuti di proteine che abbiano almeno un 700-3000 mg di leucina, quindi di un singolo amminoacido che vedremo è molto importante per la stimolazione della proteosintesi, e che queste singole dosi dovrebbero essere disposte a circa 3-4 ore dalle stesse. Ora, c'è stato uno studio di recente che è andato a identificare come assumere 100 grammi di proteine in una sola botta effettivamente portasse a un aumento della proteosintesi più alta rispetto a una dose da 25 grammi, che normalmente era visto un po' come il massimo di capacità di stimolazione della proteosintesi, quello che era definito muscle full effect, quindi l'effetto di muscolo pieno. Ora, quello che questo studio non ci dice però è se ci sarebbe stato un vantaggio nell'assumere invece 100 grammi di proteine divise in 4 assunzioni, perché questo non è stato fatto. Cioè, ho visto 100 grammi versus 25 grammi, 100 è meglio, ma non ho visto 100 grammi in una sola botta versus 4 volte da 25 grammi, che probabilmente, basandoci sulla letteratura pregressa, sarebbe stato più vantaggioso a livello di stimolazione della proteosintesi. Quindi rimane il fatto che conviene dividere l'assunzione proteica in tanti momenti nell'arco della giornata. E con questo arriviamo all'ultima domanda, ossia: quante proteine conviene assumere? C'è tantissima materia. Quello che possiamo fare è affidarci proprio al position stand dell'ISSN, che suggerisce per gli atleti un consumo proteico di 1,5 fino a circa 2 grammi per chilo di peso corporeo. Quindi se peso 70 kg arrivo a circa 140 grammi di proteine totali, quindi considerando le proteine nobili e non nobili. A questo però voglio aggiungere due postille. La prima, come detto, le proteine nobili sono più importanti, possono essere sfruttate meglio, quindi il mio suggerimento è di assicurarci almeno un grammo di proteine nobili al giorno, ovviamente per chilo di peso corporeo. Perché questo? Perché in una fase di off-season a carboidrati molto elevati, in realtà alte quantità di proteine mi arrivano indirettamente da cereali o da altre fonti, e quindi se mi baso su 1,5-2 grammi per chilo rischio di completarlo tutto quanto con le proteine cosiddette indirette, quindi proteine non nobili. Quindi, a rischio di stare un po' più alti, comunque un grammo per chilo di proteine nobili me lo voglio sempre assicurare. E l'altro punto, come dice l'ISSN, ci sono state delle evidenze che suggeriscono che assunzioni proteiche anche fino a 3 grammi per chilo possono portare a dei vantaggi. Perché? Beh, perché le proteine hanno un effetto di stimolazione della sintesi proteica, e questo in realtà nei primi studi degli anni 2000, soprattutto quelli condotti da Tipton e colleghi, è stato confermato fino a dosaggi di 2,7 anche 3 grammi per chilo di peso corporeo di proteine. Ora, ho dedicato un video all'assunzione proteica, a cui rimando su YouTube, in cui spiego anche quelli che sono gli effetti collaterali di tante proteine, ma per riassumere, il mio consiglio è quello di mantenerci su queste dosi 1,5-2 grammi per chilo e di andare a dare un'ulteriore spinta alla proteosintesi sfruttando i soli amminoacidi essenziali. Perché i soli amminoacidi essenziali? Perché semplicemente ne dovrò prendere molti meno, perché sono molto più efficaci nello spingere la proteosintesi muscolare. Quindi posso basarmi su 3-4 grammi di amminoacidi essenziali al giorno ogni 10 kg di peso corporeo. Quindi se peso 70 kg, 20 grammi di amminoacidi al giorno, oltre all'assunzione proteica, posso darmi un'ulteriore spinta alla proteosintesi e quindi velocizzare la mia crescita muscolare. Ok ragazzi, spero che questo viaggio che abbiamo percorso insieme nell'assorbimento delle proteine vi abbia chiarito molti dubbi, però come sempre qua sotto nei commenti potete fare altre domande o suggerire dei prossimi video che vorreste curati. Detto questo, vi ricordo di iscrivervi al canale, di supportarci con i nostri sponsor, e lo sponsor del video in questo caso, e nel frattempo ci vediamo al prossimo video.